Fine quarantena mai, l'odissea di tanti lavoratori, malgrado le rassicurazioni che arrivano dall'ASP sono ancora tanti cittadini gelesi che attendono di poter lasciare i loro posti di isolamento per tornare ad abbracciare le proprie famiglie. E quando si superano anche i 30 giorni l'esasperazione e lo sconforto prendono il sopravvento sul senso di responsabilità e correttezza. È il caso di due storie che vi vogliamo raccontare diverse tra di loro, ma che di fatto raccontano situazioni che stanno vivendo al momento circa 150 cittadini gelesi. Royalties contro crisi economica, la proposta l'hanno formulata le organizzazioni datoriali e i sindacati confederali al termine di un incontro tenutosi ieri. Si rivolgono al sindaco Lucio Greco e al Consiglio Comunale per fronteggiare la crisi enorme che si sta abbattendo su migliaia di aziende ed esercenti locali. Bisogna mettere mano ai soldi e alle royalties estrattive. Gnoffo, pratica avviata sugli RMI, notizie infondate. L'assessore ai servizi sociali fa chiarezza sulla polemica sorta nelle scorse ore riguardo ad una presunta inerzia dell'amministrazione nel richiedere l'anticipo di quattro mensilità per lavoratori del reddito minimo. Il Comune ha già provveduto a fare richiesta di accreditamento delle somme stanziate dalla Regione appena due giorni dopo l'avviso emanato dagli uffici palermitani. L'assessore fa poi il punto sugli aiuti che il Comune ha messo in campo per aiutare gli indigenti. Su 3.500 le domande pervenute, sono state già esitate. Patto per il Sud: contraddizioni in maggioranza, le restrizioni anti-Covid hanno fatto slittare anche il giudizio d'appello sul maxi procedimento antimafia scaturito dall'indagine. Tagli pregiati. In Aula si tornerà a settembre. La Procura Generale, lo scorso anno, aveva chiesto la conferma di tutte le condanne. Con l'inchiesta emersero gli interessi di Cosa Nostra Gelese anche nel Nord Italia. Il punto di riferimento sarebbero stati i contatti tra il gruppo Rinzivillo e gli esponenti delle Cosche Catanesi. Indagine rivela, cambia il rapporto genitori figli, il coronavirus ha cambiato i rapporti tra genitori e figli, lo, rileva, lo rivela un'indagine su 1500 persone condotte da Giuseppe Raffa, responsabile dell'ambulatorio antibullismo dell'ASP di Ragusa e i dati sono sorprendenti, i giovani si occupano di faccende domestiche e usano in maniera più utile i social. Bentrovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Fine quarantena mai, malgrado le rassicurazioni che arrivano dall'ASP, sono ancora tanti cittadini gelesi che attendono di poter lasciare i loro posti di isolamento per poter tornare a casa propria. Quando si superano anche i 30 giorni l'esasperazione e lo sconforto prendono il sopravvento su correttezza e responsabilità. È il caso di due storie che vi vogliamo raccontare, diverse tra loro, ma che di fatto narrano situazioni che stanno vivendo al momento circa 150 cittadini gelesi servizio in questi giorni di emergenza, per molti cittadini rientrati dal nord o dall'estero dove lavoravano prima del lockdown totale, la quarantena si è trasformata in un incubo. La campagna di screening dei tamponi avviata dall'ASP con qualche ritardo legato alla poca disponibilità dei reagenti o dei kit nei pochi laboratori accreditati si è trovata a dover fronteggiare quasi 1500 cittadini da sottoporre ad analisi per farli uscire dall'autoisolamento. Per molti la quarantena è iniziata oltre un mese fa. Le prime registrazioni al portale regionale risalgono infatti al 14. Di marzo. Lo screening invece non è iniziato alla scadenza dei 15 giorni, ma con qualche giorno di ritardo. A questo si sono aggiunti dati personali che non coincidevano, comunicazioni che non arrivavano e rallentamenti ulteriori nell'elaborazione degli esiti che arrivavano direttamente dall'Istituto Zooprofilattico di Palermo. E così, malgrado le rassicurazioni che arrivavano dall'ASP, che in questi giorni ha assicurato di essersi messa quasi in pari con le analisi, sono ancora in tanti i cittadini gelesi che attendono di poter lasciare i loro posti di isolamento per tornare ad abbracciare abbracciare le proprie famiglie e quando si superano anche i 30 giorni l'esasperazione e lo sconforto prendono il sopravvento sul senso di responsabilità e correttezza. È il caso di due storie che vi vogliamo raccontare, diverse tra di loro, ma che di fatto raccontano situazioni che stanno vivendo al momento circa 150 cittadini gelesi. La prima è quella di Luigi, dal 14 marzo irregolarmente in quarantena dopo essere tornato dal nord dove lavorava. Alla scadenza dei 15 giorni previsti nessuno lo contatta. La telefonata arriva lo scorso 6 aprile, 23 giorni dopo l'inizio dell'isolamento. L'incubo sembra finito, ma non è così. Ad oggi sono passati altri 10 giorni e Luigi non ancora ha ancora ricevuto l'esito. Io sono arrivato qui il 14 mattina, ho fatto la mia quarantena, il 6 faccio il, il tampone, da 6 adesso nessuna risposta, non ho mai ricevuto una chiamata, né un'email, niente, io ho proprio dimenticato da tutti. Chiamo Castanissetta, chiamo nessuno. Non risponde nessuno, quindi... Dove stai trascorrendo la quarantena tu? Eh... a casa. Sono chiuso in una camera e adesso ho più contatto con co i familiari, ma... Per, per, per il primo mese è proprio isolato completamente. L'altra storia è quella di Salvatore, e addirittura contorni ancor più paradossali. Anche lui arriva da Roma e si autodenuncia regolarmente sul portale attraverso il suo medico di famiglia. Da allora, però, nessuno lo ha mai chiamato neanche per effettuare il tampone. Il suo nome sembra sparito, inghiottito nei meandri della burocrazia digitale. E dopo 33 giorni la pazienza inizia a finire e subentra lo sconforto. Io sono, in... sono sceso da Roma il 16 marzo. Mi sono regolarmente autorizzato a in sia alla regione che al medico di famiglia. Tu ti aspettavi insomma che al termine dei 15 giorni di, di quarantena venissi regolarmente Io, chiamato? Più, esattamente, o poco più mi, av mi avrebbero chiamato, mm. ma questo non è successo. Non ho avuto nessuna comunicazione per fare questo tampone. È una situazione che mi dimoralizza tantissimo. Anche perché se penso che amici, colleghi di lavoro, vicini di casa si sono messi in quarantena dieci giorni dopo di me e eh, eh, già hanno fatto il vento. Il Io sono a casa mia, però i miei, mia moglie e i bambini sono andati dai nonni che anche loro purtroppo hanno del, eh, dei, diciamo, dei problemi, capito? Che, quindi eh, cioè, non, di salute non stanno tanto bene, quindi eh, anche mia moglie ha dovuto lasciare casa portando dietro poche cose, visto che credevamo che saremmo tornati alla normalità familiare dopo appunto, 15 giorni o poco di più. Ho inviato molte mail all'aspetto di Caltanissetta, ho chiamato vari numeri per nessuno, non ho avuto nessuno riscontro. Ho mandato anche un messaggio su Messenger al sindaco. L'unica certezza che ho fino ad oggi è che, che, che sono chiuso in casa da un mese, costretto a non vedere i miei figli. Tutto qua. Le autorità mi chiedono dove stanno, dove sono, che criterio stanno adottando. Cioè, correttezza zero. Dal comune intanto si sta provando a fare un elenco di tutti i cittadini che stanno vivendo situazioni analoghe, dimenticati per caso o per mancanza di dati. Già in queste ore molti di loro stanno effettuando il tampone, ad altri invece è arrivata la notizia tanto attesa, sono negativi al Covid e potranno riabbracciare le loro famiglie. Ma se per molti l'incubo è finito, tanti altri lavoratori attendono di avere un responso che nel caso di esito favorevole gli consentirebbe di ritornare nelle loro case, mettendosi alle spalle un isolamento autoimposto che probabilmente ricorderanno per sé sempre stretti tra la preoccupazione per le famiglie e i ritardi di una burocrazia mai tanto inopportuna. Adesso loro vogliono essere liberati. Forse perché esasperati dalla quarantena avevano deciso di uscire, sono 10 sin qui le persone denunciate dai vigili urbani, persone trovate in auto a piedi fuori dalla propria residenza, indicata dall'ASP per trascorrere il periodo di quarantena. Per loro la sanzione è di 400 euro se trovati a piedi in giro, 533 euro se invece fermati con la propria automobile. Royalties contro la crisi economica, la proposta l'hanno formulata le organizzazioni datoriali e i sindacati confederali al termine di un incontro tenutosi ieri eh, si rivolgono al sindaco Lucio Greco e al Consiglio Comunale per fronteggiare la crisi enorme che si sta abbattendo su migliaia di aziende ed esercenti locali bisogna mettere in mano ai soldi delle royalties estrattive. Sentiamo. Il tessuto economico locale, già fortemente debilitato da una crisi continua, rischia il totale default dovuto all'emergenza Covid e allo stop a tempo indeterminato di migliaia di attività. Sono almeno mille piccole e grandi che potrebbero chiudere definitivamente o addirittura non riaprire più dopo la serrata imposta dal governo. Ieri in vista della seduta di Consiglio Comunale che si è tenuta oggi, c'è stato un lungo confronto tra organizzazioni datoriali e i confederali di CGL, CISL, WILL e UGL. I sindacati dei commercianti e quelli dei lavoratori condividono l'urgenza di non sottovalutare da parte della politica il fattore tempo e per questo motivo propongono l'utilizzo immediato delle royalties. Si tratta di milioni di euro che il Comune, secondo le organizzazioni sindacali e datoriali, da decenni in Camera e in barba, al chiaro vincolo di spesa spiegano utilizza da sempre per la spesa corrente quando invece vanno destinate alle attività produttive. Questa potrebbe essere una soluzione immediatamente applicabile, almeno secondo la ricetta dettata. Dai sindacati e dalle organizzazioni datoriali, Ignazio Giudice per la CGL, Emanuele Gallo per la CISL, Maurizio Castania per la UIL, Andrea Lario per l'UGL, ancora Francesco Tranito, Rocco Darma e Paolo Grimaldi per la Confcommercio Fipe, Antonio Ruvio per Casa Artigiani e Rocco Pardo per Confesercenti, si sono rivolti alla politica e all'amministrazione comunale chiedendo di salvare l'economia locale. In gioco ci sono circa 1200 posti di lavoro, hanno spiegato la storia e la sfida di intere generazioni di debiti e investimenti. Secondo le organizzazioni datoriali e sindacati, nessuno può permettersi di fare finta che il problema sia di altri. Si riparta quindi dalle royalty schemi versa annualmente a Palazzo di Città per le attività estrattive, questa è la mia assunta da sindacati e organizzazioni datoriali. Ora toccherà alla politica dare risposte pratiche. Il contagio da coronavirus sembra già aver intaccato un altro paziente, dato che l'economia locale difficilmente riuscirà a riprendersi in tempi brevi. Scontro in via Tevere questa mattina è strada bloccata per i rilievi del caso. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale. L'impatto si è verificato tra un'automobile e uno scooter, ma non ci sarebbero persone in grave condizioni. L'assessore ai servizi sociali Gnoffo fa chiarezza sulla polemica sorta nelle scorse ore riguardo a una presunta inerzia dell'amministrazione nel richiedere l'anticipo di quattro mensilità per lavoratori del reddito minimo. Il Comune ha già provveduto a fare richiesta di accreditamento delle somme stanziate dalla Regione appena due giorni dopo l'avviso emanato dagli uffici palermitani. L'assessore fa il punto sugli aiuti che il Comune ha messo in campo per aiutare gli indigenti. Su 3.500 le domande pervenute, un migliaio sono state già esigenze. Citate, sentiamo. Il Comune ha già provveduto a fare richiesta di accreditamento delle somme stanziate dalla Regione per l'anticipo di quattro mensilità ai lavoratori del reddito minimo di inserimento e lo ha fatto nei tempi stabiliti. A sgombrare il campo dalle polemiche che erano sorte nelle ultime ore riguardo a una presunta inerzia dell'amministrazione è proprio l'assessore ai servizi sociali Nadia Agnoffo, che ha seguito la vicenda degli RMI sin dall'inizio e lo fa carte alla mano con la lettera inviata dal Comune alla Regione che porta come data di protocollo il 2 aprile, due giorni dopo l'avviso emanato. Dagli uffici palermitani. È una polemica sterile e eh, mi dispiace, appunto, eh, si continuino a dare delle notizie assolutamente infondate. Eh, intanto eh, ci tengo a dire che, comunque, eh, insieme al sindaco, il sindaco e l'amministrazione noi abbiamo anticipato delle somme ai percettori di, del reddito minimo di inserimento ancora prima che la, la regione ci notificasse questa nota. Quindi c'è stata già un'anticipazione delle, delle somme. Eh, la nota l'abbiamo ricevuta il 30 di marzo e il sindaco immediatamente si è attivato, ha inviato riscontro, quindi chiedendo l'accreditamento delle somme di queste famose quattro mensilità, perché la regione ci chiedeva appunto se intendavamo richiedere appunto queste somme, se intendavamo usufruire, quindi ci ha messo nelle condizioni di poter fare questa richiesta e noi ovviamente abbiamo aderito. L'abbiamo fatto quando appunto la regione non aveva dato nessuna indicazione in merito, proprio perché per nostra volontà politica quindi immaginate se non lo facevamo a fronte di una nota e di un'autorizzazione scritta da parte della regione. Quindi noi ci siamo attivati immediatamente. Il sindaco è molto attento in questo, l'amministrazione altrettanto, le procedure vengono avviate e faccio un invito, rivolgo l'invito anche ai sindacati, di non diffondere delle notizie assolutamente invontate e di continuare a collaborare così come hanno sempre fatto. L'assessore Gnoffo fa poi il punto sugli aiuti che il Comune ha messo in campo per aiutare gli indigenti. Sono oltre 3.500 le domande pervenute online presso la ripartizione dei servizi sociali del Comune per richiedere il buono spesa. Un migliaio le pratiche già esitate, di questi 300 sono i buoni spesa consegnati direttamente a domicilio da una società privata convenzionata con il Comune. Gli assistenti sociali e gli uffici preposti stanno contattando coloro che hanno fatto richiesta laddove ci sono appunto, si riscontrano delle eh, inesattezze laddove i documenti risultano illegibili, proprio per consentire loro di integrare e di correggere quelle domande che appunto risultano incomplete. Quindi da parte nostra c'è tutta la disponibilità per andare incontro alle esigenze delle persone. Loro, chi non ha ricevuto risposta può stare tranquillo perché le domande nel frattempo sono state evase e già stiamo procedendo con la distribuzione dei buoni. Vi anticipo che per quanto riguarda invece gli altri finanziamenti europei già ci stiamo attivando ad avviare la procedura e il sistema sarà eh, ancora più perfezionato. Sono circa 300 le domande invece rigettate perché inoltrate anche 4 5 volte dalla stessa persona o componente dello stesso nucleo familiare. Chi percepisce il reddito di cittadinanza o altre indennità sarà pagato in un secondo momento dando priorità a chi non ha nessuna fonte di sostentamento. Altre istanze sono state esitate negativamente perché il patrimonio mobiliare supera i 10.000 euro. In tutti i casi gli assistenti sociali con Comunicheranno telefonicamente l'esito ai diretti interessati. L'ufficio è stato potenziato e può contare adesso su 9 unità. È negativo l'esito del tampone che è stato effettuato su un ospite della RSA di Riesi, il risultato è stato comunicato direttamente dai vertici dell'ASPO di Caltanissetta. La struttura sanitaria è stata isolata, ieri anche il personale non l'ha potuta lasciare per ragioni di sicurezza e prevenzione in un eventuale contagio. Sul paziente sono stati effettuati due tamponi, analizzati dal laboratorio di Gela e dal Policlinico di Palermo. Patto per il Sud, le restrizioni anticovid covid hanno fatto slittare anche il giudizio di appello sul maxi procedimento antimafia scaturito dall'indagine Tagli Pregiati. In Aula si tornerà a settembre. La Procura Generale lo scorso anno aveva chiesto la conferma di tutte le condanne. Con l'inchiesta emersero interessi di Cosa Nostra Gelese anche nel Nord Italia. Il punto di riferimento sarebbero stati i contatti tra il gruppo Rincivile ed esponenti delle Cosche Catanesi. Il servizio. Il taglio dei 33 milioni di euro del patto per il Sud destinati alla città è stato ratificato martedì dalla Commissione Bilancio dell'Ars dopo la delibera dello scorso anno firmata dalla giunta del presidente Nello Musumeci, una vicenda che riemerge in una fase di crisi enorme della città e che mina la stabilità di una maggioranza politica che probabilmente non si aspettava. Proprio in queste settimane di allerta di dover mettere in conto un parere che di fatto avalla l'addio ai 33 milioni, salvo che il Tar Palermo non dica diversamente dopo i ricorsi presentati dall'amministrazione. Comunale dal Movimento 5 Stelle. Neanche l'opposizione nelle scorse ore ha granché battuto questo tema, ad eccezione dell'indipendente Paola Giudice, che ha puntato sulle inevitabili incoerenze politiche interne al gruppo di Greco. In giunta, infatti, ci sono gruppi come DC e Forza Italia che a Palermo non hanno fatto nulla per dire no al taglio. La commissione bilancio dell'ARS proporrà una risoluzione che dovrebbe impegnare la giunta Musumeci a finanziare ugualmente i progetti presentati dal Comune e rimangono di moda i 120 giorni concessi lo scorso anno dall'assessore Mimmo Turano. Ma che in realtà l'amministrazione comunale non ha mai visto come condizione che potesse incidere sui progetti da finanziare. Le incertezze sono enormi anche nel gruppo dei pro-Greco, c'è chi non si fida di molti alleati, gli stessi che a Palermo hanno sostenuto la delibera Turano-Musumeci. Il consigliere Udici Salvatore Incardona, molto vicino all'assessore regionale, ha spiegato che comunque l'accordo politico tra giunta greco e governo regionale viene confermato. Il sindaco, che si trova a fare i conti con una maggioranza politicamente molto frazionata, oltre all'emergenza in atto deve comunque guardare a quello che viene deciso a Palermo farsi mettere sul tavolo un taglio da 33 milioni di euro in un periodo nel quale si va alla ricerca di fondi immediatamente spendibili non è il migliore degli auspici amministrativi Greco è riduce da un duro scontro con i vertici ASP gran parte dei quali parlano la lingua politica del presidente Nello Musumeci e adesso sembra aver capito che qualche monito bisogna mandarlo da subito spiega di essere impegnato nella gestione di queste settimane di emergenza covid ma fa capire che metterà mano al capitolo dei finanziamenti per ora negati non apre un vero e proprio scontro istituzionale con la regione che inevitabilmente farebbe saltare altri fronti nella sua giunta ma un segnale lo lancia spiega che nessuno può minimamente pensare che di fronte ad una crisi economica già in atto ai terribili scenari che cominciano a delinearsi la città possa permettersi il lusso di perdere risorse così importanti per il suo futuro ribadisce che non si può negare un finanziamento così importante al territorio locale non cita direttamente 33 milioni di euro del patto per il sud ma il riferimento è evidente così come una certa tensione verso il fronte palermitano dal quale probabilmente si attendeva una risposta diversa anche all'indomani del rimpasto di giunta il definanziamento apre la scia ad una potenziale almeno per ora rivisitazione dei rapporti con la regione che potrebbe incidere sugli equilibri interni a palazzo di città la macchia dei 33 milioni persi non sarà facile da nascondere indipendentemente dai tentativi di farla passare solo per una scelta di fredda burocrazia. La Casa del Volontariato e il coordinamento dell'associazione nel corso di un incontro hanno stabilito di continuare, continuare l'erogazione dei pacchi alimentari fino alla fine del mese. La nuova turnazione sarà da giorno 15 e si è attivato il protocollo di intesa con il segretario del Comune di Giale e un volontario del gruppo archeologico Geloi, su richiesta del segretario sociale, anche la consegna a domicilio. Un'indagine condotta da Giuseppe Raffa rivela come il coronavirus ha cambiato il rapporto tra genitori e figli. I dati sono sorprendenti. Sentiamo. Il tempo ritrovato per genitori e figli complice la lunga permanenza a casa. I primi hanno cominciato a conoscere, ascoltare e capire cosa pensano i ragazzi che sognano e di cosa hanno paura, i cosiddetti nativi digitali, nei quali si intravedono i podromi di una migliore consapevolezza nell'uso delle tecnologie e di una maggiore volontà nel collaborare alle faccende di famiglia. Un mese e mezzo di permanenza forzata ha cambiato già genitori e adolescenti. Almeno è questo quanto emerge dai risultati dell'indagine di Giuseppe Raffa, responsabile dell'ambulatorio antibullismi dell'ASP di Ragusa, dal titolo alla famiglia ai tempi del coronavirus, che come primo step ha toccato la provincia di Ragusa. A partire dalla prossima settimana l'azione coinvolgerà gran parte delle famiglie siciliane. Avvalendosi della collaborazione di una ventina di dirigenti scolastici e di un centinaio di docenti, Raffa e il suo collaboratore Giovanni Macca, esperto in statistica, hanno. Hanno raggiunto più di 1500 genitori con figli tra i 10 e i 17 anni, ai quali è stato chiesto se e come il lockdown avesse contribuito a migliorare il rapporto con i figli e se questi ultimi stessero cominciando o meno ad utilizzare più responsabilmente le tecnologie. Il tutto attraverso un semplice questionario WhatsApp, i cui risultati sono automaticamente confluiti su Google Moduli. L'82,73% del campione dei genitori ha rivelato che stare più tempo a stretto contatto con i figli è stato utile per riappropriarsi del ruolo di primi agenti educativi della prole. A 5 siti hanno risposto più mamme, 82,73%, che papà, solo il 10,86%. Il coronavirus e la quarantena hanno determinato una nuova rivoluzione che riguarda la digitalizzazione di massa, l'avvio della didattica a distanza per le scuole, lo smart working e appunto la famiglia, un mutamento epocale che in tempi di normalità avrebbe chiesto un periodo molto più lungo, almeno due, forse anche tre generazioni. Va poi evidenziata la virata dei ragazzi che finalmente hanno cominciato ad apprezzare cose che prima d'ora non avevano considerato. Partecipano alle faccende domestiche, si producono in piccoli lavori che impegnano creatività e fantasia, ce l'ha confermato il 72% delle famiglie. Come il rapporto tra giovani e le tecnologie, lo giura il 77,70% dei genitori. I giovani si starebbero anche riappropriando del, presen del presente in attesa di scoprire il futuro. Ciò grazie ai social. Insomma, nelle famiglie è scattato il primo importante step del cambiamento. Sapremo presto se i nuovi atteggiamenti di genitori e figli verranno confermati e si procederà verso la stabilizzazione definitiva nei rapporti a casa, oppure se tutto questo sarà stato solo un bellissimo fuoco di paglia destinato ad esaurirsi con la ripresa delle routine quotidiane. Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali in Sicilia devono essere rinviate all'autunno. La decisione è stata adottata dal governo Musumeci allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del coronavirus nell'isola. Il periodo individuato è tra l'11 ottobre e il 6 dicembre. La delibera della giunta che approva il disegno di legge proposto dall'assessore alle autonomie locali Bernadette Grasso è stata già pubblicata sul sito web della Regione Siciliana e inviata all'ARS per l'avvio del relativo iter parlamentare. Attualmente interessati da dalla tornata elettorale sono 61 comuni cui organi verranno prorogati, tra i quali due capoluoghi e provincia, Ennec e Agrigento. Le elezioni programmate originariamente per il 24 maggio erano state già rinviate dal governo regionale al 14 giugno con eventuale ballottaggio il 28 giugno. Adesso, visto il permanere dell'attuale fase emergenziale, la proposta è di un ulteriore spostamento sulla quale dovrà pronunciarsi l'Aula. Tagli pregiati, la decisione slitta a settembre. Il taglio dei 33 milioni di euro del patto per il Sud sta aprendo fronti possibili di crisi non solo nei rapporti tra Gela e Palermo, ma anche all'interno della maggioranza del sindaco, che annovera gruppi politici che hanno sostenuto il refinanziamento. Sentiamo. A causa delle restrizioni anti-Covid che hanno quasi del tutto bloccato l'attività processuale slitta al prossimo settembre anche la decisione della Corte d'Appello di Caltanissetta sul giudizio scaturito dalla Maxi inchiesta antimafia Tagli Pregiati, un'indagine che consentì di svelare gli affari di Cosa Nostra Gelese soprattutto nel nord Italia. L'udienza si sarebbe dovuta tenere ieri. La famiglia Rinzivillo avrebbe avuto un ruolo centrale secondo gli inquirenti. Tre anni fa arrivò la decisione di primo grado dopo un istruttore a fiume andata avanti innanzi al collegio penale del tribunale di Gela. Le difese hanno impugnato le condanne emesse anche molto pesanti nel giugno dello scorso anno. La procura generale ha richiesto la conferma di tutte le pronunce di primo grado. I magistrati gelesi condannarono a 13 anni e 4 mesi di reclusione il catanese Giorgio Cannizzaro, a 12 anni e 8 mesi Alfredo Sant'Angelo, 8 anni ciascuno per Mirco Valente e Salvatore Arria, 7 anni e mezzo a Claudio Alfieri e Vincenzo Alfieri, Sette anni al Magrebino Mamidir Jamil, sei anni a Francesco Angioni, Simone di Simone, Rosario Saccomando e Francesco D'Amico, quattro anni al collaboratore di giustizia Angelo Bernascone. La soluzione arrivò per Emanuele Terlati, Roberto Ansaldi, Benito Rinzivillo, Ileana Curti, Giovanna Guayana, Maura Bartola. Matteo Romano, Patrizio D'Angio e Salvatore Azzarelli, gli affari del gruppo Rinzivillo sarebbero stati gestiti attraverso l'apporto dei clan catanesi per il tramite di Giorgio Cannizzaro e Alfredo Santangelo. Non sarebbero mancati gli imprenditori di fiducia scelti per cercare di acquisire finanziamenti costituendo società ad hoc, principalmente in Lombardia. Nodi strategici erano la zona di Bussarsizio e dell'Interland di Varese. Le casse della mafia gelese sarebbero state riempite sfruttando settori tradizionali come il giro di droga e le estorsioni. Gli investigatori non hanno trascurato la gestione di manodopera in nero che veniva utilizzata nei cantieri edili, le parti civili nel procedimento di secondo grado. Hanno seguito la linea dell'accusa tenendo la condanna di tutti gli imputati. L'ha fatto l'avvocato Giuseppe Panebianco per conto dell'antiracket Gaetano Giordano e della FAI. I parti civili sono inoltre il comune di Gela con l'avvocato Salvatore Caradonna e la fondazione antiusura Padre Pino Puglisi con il legale Carmelo Picciotto. In aula però si tornerà soltanto a settembre. Era l'ultimo servizio, il nostro telegiornale termina qui. Per tutti gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it. Grazie per averci seguito.